In questo video facciamo vedere che potevamo rispondere a queste due domande anche utilizzando le leggi del moto rettilineo uniformemente accelerato, ma il procedimento è molto più complicato. È molto più semplice invece utilizzare la conservazione dell'energia meccanica, cioè utilizzare il fatto che l'energia meccanica non cambia mai durante il volo del sasso e cambiano soltanto l'energia cinetica e potenziale gravitazionale trasformandosi una nell'altra. Innanzitutto, perché è un moto rettilineo uniformemente accelerato? Perché sul sasso che vola agisce la forza di gravità, che è costante. Cioè non cambia intensità la forza di gravità e vale sempre 19,6 N mg. È la forza peso, cioè la forza con cui la Terra tira giù il sasso. 19,6 N. Quindi è una forza costante e le forze costanti producono accelerazioni costanti. Quindi l'accelerazione è costante e sappiamo che vale 9,8 m al secondo quadrato g. Quindi se l'accelerazione è costante vuol dire che il moto del sasso è uniformemente accelerato, accelerazione costante. Quindi la velocità aumenta o diminuisce a ritmo costante. Ricordiamo le formule, questa è la formula per calcolare la velocità dopo un certo tempo, sapendo la velocità all'inizio. Più o meno se il sasso accelera o rallenta, quindi in salita useremo il meno, in discesa useremo il più. Questa invece è la formula per calcolare lo spazio percorso dal sasso dopo un certo tempo. La prima domanda è la massima altezza raggiunta, quindi dobbiamo calcolare lo spazio percorso dal sasso tra A e B e sommarlo a 5 metri. Quindi la nostra incognita è delta S a B, questo tratto qua, che calcoliamo con questa formula, quindi velocità iniziale VA per il tempo di salita, immaginiamo il cronometro parte da qui, quindi qui c'è T uguale a 0, questo è TB, quindi VA TB, meno perché il sasso sta rallentando in salita, meno un mezzo G e TB alla seconda. Quindi per calcolare di quanti metri è salito il sasso da A a B, dobbiamo conoscere quanto tempo ci mette a salire da A a B, cioè TB dobbiamo conoscere. TB lo ricaviamo dalla prima formula sapendo che la velocità nel punto più alto è 0. La prima formula sarebbe questa, velocità finale 0 nel punto B, uguale velocità all'inizio VA, meno il sasso rallenta G per il tempo di salita. Da qui ricaviamo il tempo di salita dalla prima formula, VA su G, mettiamo i numeri, 0,612 secondi, vuol dire che il sasso ci mette un po' più di mezzo secondo a salire da A a B. Sostituiamo questo tempo, lo sostituiamo qui e qua, e troviamo quanti metri fa tra A e B, cioè per quanti metri sale. Il risultato è 1,84 m. Ora sommiamo 1,84 m a 5 metri e troviamo 6,84 m. Questo è il calcolo, 6,84 m, che era il risultato che avevamo trovato prima con la conservazione dell'energia meccanica. È molto più facile utilizzare la conservazione dell'energia meccanica piuttosto che risolvere questo sistema di due equazioni. Ancora più complicato è trovare la velocità d'impatto con il terreno VD utilizzando le formule del moto rettilineo uniformemente accelerato. Le formule sono queste: velocità finale in D, io immagino di partire da C, quindi immagino di partire da C con 6 metri al secondo verso il basso di velocità e di arrivare in D. Questo tempo lo chiamo TCD e quindi la mia incognita sta nella prima formula, velocità finale, cioè in D uguale velocità iniziale in C, più, stavolta uso il più perché il sasso accelera, G per il tempo per andare da C a D. Ma per calcolare questa velocità mi serve il tempo di volo da C a D, che trovo dalla seconda formula, dove abbiamo lo spazio percorso fra C e D, che è 5 metri, da C a D è l'altezza del terrazzo, uguale alla velocità iniziale, 6 metri al secondo, per il tempo di volo, più, sempre più perché accelera, un mezzo G, tempo di volo alla seconda. Ricordiamo che da questa seconda equazione devo trovare TCD, il tempo di volo da D a C, da C a D. È un'equazione di secondo grado, l'incognita è questo tempo di volo. Dovrei risolvere l'equazione di secondo grado, trovare due tempi, scegliere quello che fa per me, quello che rappresenta il tempo da C a D, sostituirlo qua e ricavare VD. È un processo abbastanza lungo. E invece è molto più semplice utilizzare la conservazione dell'energia meccanica, come abbiamo fatto prima.